L'andamento di una popolazione di opossum dell'Oregon è descritto da una funzione sinusoidale con periodo 360 giorni. Il primo massimo viene raggiunto in primavera, dopo 120 giorni. Il 28 giugno, anno bisestile, la popolazione è di 150 opossum, il 28 luglio 125 opossum. Trova una funzione sinusoidale che descrive l'andamento della popolazione in accordo con questi dati. Riportiamo i punti sperimentali, per adesso non guardiamo questa curva. Riportiamo il numero di animali in funzione del tempo espresso in giorni. Dopo 120 giorni si ha il massimo della funzione sinusoidale, di cui però non conosciamo il valore. Dopo 180 giorni la popolazione è 150 animali, dopo 210 giorni è 125. Questo perché il 28 giugno corrisponde esattamente a 180 giorni dall'inizio dell'anno e il 28 luglio sono 210 giorni. Basta infatti contare i giorni dei vari mesi. Gennaio 31 giorni, febbraio 29 perché è bisestile, marzo 31 e così via. Aprile 30, maggio 31, giugno 30. Adesso scriviamo la formula della popolazione degli opossum al variare del tempo. È una formula sinusoidale che ha sempre questa espressione oppure quest'altra che è semplicemente un modo diverso di scrivere la stessa cosa. Omega è la pulsazione, è 2π greco diviso il periodo. Il periodo è noto, 360 giorni. Quindi seno di omega t. Omega t meno t0. T0 rappresenta la traslazione a destra o a sinistra di questa funzione. Vedremo che sarà t0 uguale 30 giorni. Siccome t0 è positivo, qua viene t meno 30 giorni. Ma allora t meno 30 giorni rappresenta uno spostamento a destra di 30 giorni. Se c'è il segno meno, lo spostamento è a destra. Vediamo gli altri parametri. B ha la funzione di sollevare o abbassare in verticale, quindi sposta, trasla in alto o in basso la funzione. Invece A è l'ampiezza dell'oscillazione sinusoidale e rappresenta questo segmento oppure questo che dal valore medio portano al massimo e al minimo. Nel caso particolare in cui A vale 1, abbiamo il normale seno che oscilla tra più 1 e meno 1, quindi oscilla con questa ampiezza che vale 1. Noi invece alla fine dell'esercizio troveremo A uguale 50, quindi a partire dal valore medio il massimo si trova 50 unità sopra al valore medio e il minimo 50 unità sotto. E troveremo che il valore medio, cioè B, vale 125 unità, cioè 125 animali. Quindi alla fine la formula sarà la popolazione in funzione del tempo uguale 50 animali seno di omega è 2π greco su 360 giorni da sostituire qui, che moltiplica t meno 30 giorni più uno spostamento in alto di 125 animali. Vediamo quindi adesso come si fa a trovare i valori di questi quattro parametri che sono t, il periodo, t0, la traslazione orizzontale, b, la traslazione verticale e a, l'ampiezza dell'oscillazione del seno. Il periodo veniva già dato all'inizio, 360 giorni. Quindi rimangono tre parametri e le tre condizioni per trovare questi tre parametri sono il valore del massimo, del punto di massimo, quindi 120 giorni, e il passaggio della funzione per questi due punti, cioè a 180 giorni 150 animali, a 210 giorni 125 animali. Cominciamo dalla condizione del massimo, cioè il punto di massimo è 120 giorni, ma una funzione sinusoidale assume il valore massimo quando l'angolo vale 90 gradi, cioè pi greco mezzi radianti. L'angolo è l'argomento del seno, cioè omega t più phi, o, che è la stessa cosa, l'angolo è omega t meno t0. Quindi questo angolo alfa, omega t meno t0, deve essere uguale a pi greco mezzi, affinché ci sia il massimo. A questo punto basta sostituire a omega questa espressione che abbiamo trovato prima,
sappiamo che il tempo corrispondente al massimo è 120 giorni, quindi al posto di t 120 giorni. Risolviamo questa equazione di primo grado e troviamo l'incognita t0, che dopo semplici passaggi viene 30 giorni. Quindi, arrivati a questo punto, questa è l'equazione, è la funzione sinusoidale. Mancano ancora due parametri, a e b, che troviamo dal passaggio per questi due punti. Quindi a 180 giorni gli animali sono 150, a 210 giorni gli animali sono 125. Come si vede qua, a 180 giorni il numero di animali è 150, a 210 giorni il numero di animali è 125, ma il numero di animali si calcola con questa formula che abbiamo appena scritto. In questa formula scriviamo il numero di animali 150 e 125 e al posto di t scriviamo 180 giorni e poi 210 giorni. Cominciamo con la prima riga, al posto di t scriviamo 180 giorni, 180 meno 30 fa 150. Nel secondo caso, la seconda riga, al posto di t scriviamo 210 giorni, quindi 210 meno 30 180. Ma omega era 2π greco su 360 giorni, lo moltiplichiamo per 150 giorni. Facciamo la stessa cosa qua, al posto di omega 2π greco su 360 giorni per 180 giorni. Il risultato qui è che l'angolo tra parentesi vale π greco, invece nel caso precedente l'angolo tra parentesi vale 5 sesti π greco. Basta svolgere questi calcoli. Quindi le due equazioni da risolvere diventano a seno di 5 sesti π greco, che è l'angolo, più b uguale 150. L'altra diventa a seno di π greco più b uguale 125. Seno di π greco fa 0, quindi la seconda equazione ci dà direttamente il valore del parametro b, b uguale 125. La prima equazione ci darà il valore del parametro a. Intanto, al posto di seno di 5 sesti π greco, scrivo il seno di π greco sesti, perché sono angoli associati. Π greco sesti è 30 gradi, 5 sesti π greco e il suo complementare è 150 gradi, hanno lo stesso seno. E questo seno vale un mezzo. Quindi l'equazione diventa a per un mezzo, il seno di π greco sesti è un mezzo, più b uguale 150. B lo conosciamo già, è 125. Quindi con semplici calcoli troviamo che A vale 50. Adesso possiamo scrivere tutti i parametri dentro l'equazione della funzione sinusoidale. Quindi B è 125, A è 50. Il periodo è 360 giorni e T0 era 30 giorni. Qui vediamo la funzione sinusoidale di periodo 360 giorni, che è traslata di 30 giorni a destra rispetto a un normale seno. Questa funzione è sollevata di b uguale 125 animali, ha un'ampiezza di 50 animali, quindi il massimo si trova a 175, 50 sopra al valore medio, mentre invece il minimo si trova a 75 animali. E poi si conferma il passaggio per questi due punti. Il grafico quindi indica che questa formula che abbiamo trovato con i parametri calcolati è la formula corretta.